Oggi vediamo come ci si difende da un Tower Rush mongolo. Benvenuto, bentornato a questa nuova guida al Sacro Romano Impero su Age of Empires 4. E che cos'è questo Tower Rush mongolo? Beh, nel 99% delle partite, trovandosi contro un giocatore del Sacro Romano Impero, il giocatore mongolo farà esattamente questo: piazzerà il suo TC sulla woodline, 5 abitanti alla legna, con un abitante farà l'UV e utilizzerà il Khan per scoutare la posizione della vostra vena d'oro. L'obiettivo qual è? Quello di fare una torre solitamente di fianco all'oro e può permettersi di fare questo rushando rapidamente una caserma e utilizzando la pietra gratis che viene conferita dall'UV per fare una doppia produzione di lancieri. Doppia produzione significa che il giocatore mongolo paga 80 risorse per produrre una picca come di consueto e ne riceve due pagando un contributo in pietra che altrimenti non avrebbe comunque modo di utilizzare. Lo scopo finale del Tower Rush è quello di soffocarvi in base. In questo caso qui, una volta che troviamo la vena d'oro che probabilmente rimane dietro, lo scopo è quello di espandersi pian piano dalla vena d'oro per coprire le woodline da entrambi i lati con le torre, eventualmente le bacche, quindi di soffocarvi e di costringervi in base. Per cui la vostra difesa può essere composta in vari modi. Ora, in che posizione vi trovate? Attorno ai 2 minuti e 33 minuti dovreste vedere attraverso la mappa scoutando che arriva un abitante del villaggio seguito da due picche e poco più addietro, attorno ai 3 minuti, 10, 3 minuti e 30, dovrebbe arrivare il secondo contingente di picche. Ora, breve precisazione, se il giocatore mongolo tenta di risparmiare sul suo Tower Rush e viene solo con due picche e un abitante, quello che potete fare è prendere i villi, pullarli con il prelato e combattere. Potete combattere tranquillamente due picche con una serie di tutti gli abitanti curati dal prelato e un po' di micro. Chiaramente non potete aspettarvi che il giocatore mongolo faccia questo, dato che arriveranno in media circa dalle 4 alle 6 picche un po' scaglionate che iniziano a diventare un po' troppe per gli abitanti da fightare. Quindi il vostro scopo è di raccogliere l'oro che vi serve, anche qualcosina di più se riuscite a raccogliere magari 100 di oro per fare qualche upgrade, se no non fa niente, ritirarvi e riandare ad età feudale il più velocemente possibile. In questa circostanza può avere senso utilizzare 5, 6 o anche qualcosina in più abitanti perché avrete bisogno di raccogliere il più rapidamente possibile legna per fare un'area di tiro con l'arco e con diversi abitanti, potenzialmente anche con 2-3, e produrre un paio di arcieri. Perché il vostro scopo non è tanto di bloccare la prima torre che andrà su, perché non la state contestando con questo metodo di difesa, bensì quello di impedire la proliferazione di altre torri, ovvero la possibilità che, come avevamo detto prima, si espanda dall'oro alle bacche, dalle bacche alla legna, dall'oro alla legna, e vi strangoli quindi in buona sostanza all'interno della vostra base senza che voi abbiate modo poi più di reagire se non perdendo diversi abitanti. Per cui appena passate di ere il prima possibile, mettete a fare un'arceria con 2-3 abitanti, producete un paio, 2-3 arcieri a seconda del numero di picche con cui avete a che fare e scoutando e utilizzando i vostri arcieri impedite che altre torri vengano costruite. L'arciere per fare ciò è ottimo perché non solo countera le picche e i lancieri dell'avversario, ma gli consente anche di colpire l'abitante del villaggio che fa le altre torri a distanza, perché con un'unità da vicino, chiaramente il giocatore mongolo si avvicinerà nel range della torre che ha già costruito, costruendo la sua seconda e la sua terza torre solitamente, per cui vi consente di counterare entrambe le cose. Ora, quello che vi potete attendere è del giocatore mongolo, seguito questo, che va a età feudale a sua volta, con il landmark del trade,
E dovrebbe iniziare qui in questo momento il gioco in cui farà cache o cavalieri leggeri per counterare i vostri arcieri. Voi farete picche per counterare i cache, loro faranno arcieri per counterare le picche. E dovreste assestarvi sul vostro, diciamo, un po' una sorta di comp in cui iniziate a produrre picche e cavalieri leggeri per affrontare cache e arcieri. E dovreste avere sempre sul groppone questa maledetta torre con quattro picche dentro, che a un certo punto della partita, preferibilmente nelle intenzioni, prima che abbia tempo di metterci le ferritoie dentro, andrebbe affrontata. E come si affronta? Beh, in questo caso qui il modo più veloce e più drastico è fare un pool massivo di abitanti, scortati da 3-4 arcieri, nel così non può tirar fuori le picche dalla torre e stompare gli abitanti. Se riuscite a tankare con lo scout o un paio di cavalieri leggeri, tanto meglio, e cercate di buttare giù questa torre per sbloccare il vostro accesso all'oro. Dovrete fightare per un po' in feudale, anche se questo non è quello che volete, perché non potete lasciare assolutamente il trade completamente indisturbato. Chiaramente sempre con l'intesa che, come Sacro Romano Impero, il vostro scopo prima o poi è di arrivare a castelli dove avete le vostre migliori probabilità di vittoria. Questo è il modo standard, però c'è anche un altro modo per combattere direttamente i mongoli in età oscura, opponendo picca a picca. E adesso andremo a vedere un game in cui The Mista ha proprio utilizzato questa strategia per affrontare il Tower Rush mongolo, weekend scorso, torneo Call to Arms. Bene, ci troviamo su Prateria e come potete vedere, piuttosto che iniziare con il classico 3 abitanti al cibo e 3 abitanti all'oro del Sacro Romano Impero, De Mista va immediatamente a raccogliere la legna, fare una falegnameria e mettere un paio di abitanti al cibo. Ora, fa il secondo scout in questo caso, ma questo è molto specifico sulla mappa perché Prateria ha una quantità enorme di pecore e quindi questo gli conviene per raccoglierne il più possibile. Quasi tutte le civiltà fanno un secondo scout su Prateria. Comunque, come potete vedere, ci va subito a raccogliere legna, si mette poi gli abitanti in coda al cibo e a breve dovremo vedere che tira giù una caserma in risposta allo start classico che abbiamo visto dei mongoli, in cui questo abitante sta attendendo per fare la caserma, eccola qua, per fare il Tower Rush. E di contrasto arriva anche la caserma per il Sacro Romano Impero. Il Sacro Romano Impero può fightare abbastanza efficacemente contro la doppia produzione mongola perché il prelato dà un boost molto forte all'economia iniziale, che vi consente praticamente di tenere testa come quantitativo di picche se partite immediatamente con l'idea di fare caserma. E soprattutto è anche molto utile perché micrando le picche e non buttandole via, potete riportarle in base, curarle col prelato e quindi in buona sostanza andare ad avere un vantaggio sul giocatore mongolo che invece riceve danni permanenti sulle sue unità perché non ha alcun modo di curarle. Per cui, finora, tutto molto standard, il giocatore mongolo fa quello che vuole fare, dopo aver raccolto un alberello lascia 3 abitanti alla legna, mette tutti gli altri al cibo. Come possiamo vedere qui, sono partite le prime 2 picche che solitamente vengono accompagnate da un abitante del villaggio, però in questo caso ha scautato che c'è questa risposta da parte del giocatore del Sacro Romano Impero, quindi è costretto a o abbandonare o a committare, quindi in questo caso sceglie di committare, quindi ci sarà una sfida picche contro picche, in cui, come potete vedere, decide di non mettere subito un abitante qui, perché in questo momento il giocatore del sacro si può difendere, la torre non andrebbe su. E per cui, se il giocatore mongolo si accorge di questa cosa e decide di rimanere in base, oppure non fa il Tower Rush a voi, nel caso in cui, molto raro in cui non facciano Tower Rush, voi vi trovate con queste picche, potete affrontarlo, andare attraverso la mappa, vedere se ha scoperto l'UVU, provate a bruciargli l'UVU,
Se ha scoperto l'oro, mettetegli pressione all'oro. In questo caso, se il giocatore mongolo committa, avrà il vantaggio della doppia produzione che gli consente in determinati frangenti di avere a spike più unità di voi. Ma potete ricordarvi sempre che potete tranquillamente tenere testa alla sua produzione e poi, micrando le picche, portare quelle ferite in base per farle curare dal prelato. Poi, una volta che in questo momento, vedete che l'abitante è costretto a tornare indietro, vi sentite abbastanza sicuri che siete in grado di difendere, con calma, come in questo caso, potete andare poi anche a raccogliere l'oro. E col Sacro Romano Impero, con un buon numero di abitanti al cibo, dovreste essere in grado di iniziare a raccogliere cibo per andare ad età feudale, mantenendo allo stesso tempo la produzione di picche, che come potete vedere in questo modo stanno venendo curate dal prelato, mentre queste picche danneggiate del giocatore mongolo non hanno modo di recuperare la vita persa. In questo momento prova a mettere sulla torre, non sull'oro ma sulla legna, perché su prateria non c'è legna da nessuna parte, quindi unico caso anche qui in cui la legna è più importante dell'oro da bloccare. E come vedete qui sta continuando a bloccare questi tentativi di Tower Rush e culla anche il prelato per curare le picche, per cui c'è un vantaggio numerico del giocatore mongolo che sta tra l'altro anche spendendo tutta la pietra che ha a disposizione, quindi poi non avrebbe neanche la pietra per fare le feritoie sulla sua torre, ma riesce a tenere testa quasi a numero di produzione il Sacro Romano Impero mentre riesce ad accumulare anche andare a feudale, il mongolo sta spendendo tutto quello che ha e può sfruttare il prelato per curare. Chiaro, più tempo il prelato sta qui e più non è qua ad ispirare gli abitanti, però l'importante in questo caso, quando si committe a questo tipo di difesa, è che la torre del giocatore mongolo non vada su. Quindi difesa completamente diversa rispetto a quella che è più passiva, che è, o meglio, più di reazione rispetto a questa che abbiamo visto. In questo caso, il giocatore mongolo accetta il fight con il prelato che sta curando e truppe che avevano già molti più danni, ed è un fight che vince il giocatore del Sacro Romano Impero. Anche se il mongolo sta sfruttando al massimo la sua doppia produzione, in questo caso la produzione lenta ma costante, cioè che tra l'altro sta anche facendo un piccolo errore di macro perché ha troppi abitanti all'oro che non gli servono, per cui e probabilmente qui dopo si è oversteso un po' pushando anche, perché nel frattempo possono tornare qui indietro a fargli la torre, però con un po' più, minimo un più di accortezza. Ovviamente non giocheremo e non giocherete a massimi livelli di micro come questi giocatori che sono tra i migliori del torneo, però questo può essere sicuramente una buona idea per darvi un ulteriore arsenale nella vostra difesa contro i Tower Rush mongoli. Io spero che, come sempre, questo video vi possa essere utile nelle vostre avventure in ladder, eventualmente anche nei tornei più della comunità, se vi partecipate. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.